Raccomandazioni, documenti e linee guida per una pratica affermativa con persone TGNC, ovvero con persone che si identificano come persone transgender e di genere non conforme. Al fine di praticare in maniera affermativa con la popolazione TGNC, è bene che i professionisti della salute mentale siano a conoscenza dei principali documenti e linee guida attualmente esistenti sul tema pratiche affermative con persone TGNC. Questi documenti e linee guida hanno l'obiettivo di aiutare i professionisti della salute a fornire trattamenti efficienti e competenti. Queste informazioni, costantemente rivedute ed aggiornate, sono riconosciute a livello internazionale poiché basate su ricerche empiriche i cui risultati sono ampiamente accettati nella comunità scientifica esperta in questo settore, comprese le parti interessate, ovvero le persone TGNC stesse che hanno collaborato alla stesura di questi documenti. Standard di cura per la salute delle persone transessuali, transgender e di genere non conforme. Uno dei principali documenti che guidano l'assistenza sanitaria affermativa rivolta alle persone TGNC è lo standard di cura per la salute delle persone transessuali, transgender e di genere non conforme. Questo documento è stato pubblicato per la prima volta dalla World Professional Association for Transgender Health, WPATH, nel 1979. Negli anni tale documento è stato rivisto ed aggiornato costantemente ed è ora l'ottava edizione. L'ottava edizione è uscita proprio quest'anno, nel 2022, un po' di mesi fa. Ciò che è interessante rispetto a questo documento è che è il frutto del lavoro di diverse parti. Solitamente questo è un gruppo multidisciplinare formato da clinici, ricercatori e parti interessate, incluse persone TGNC. L'obiettivo generale degli standard di cura elencati e descritti in questo documento è quello di fornire una guida agli operatori sanitari per assistere le persone transgender e di genere non conforme durante il loro percorso volto ad affermare se stessi. Più nello specifico, gli standard sono finalizzati ad aiutare i pazienti nel raggiungimento del massimo livello di benessere psicologico, nonché di un senso di comfort e autorealizzazione duraturo. Infine, queste linee guida sono volte a garantire che i diversi trattamenti ai quali i pazienti TGNC potrebbero decidere di sottoporsi siano efficaci, sicuri e scientificamente provati. Questa tipologia di assistenza può includere cure primarie, cure ginecologiche e urologiche, opzioni riproduttive, terapia vocale, servizi di salute mentale e trattamenti ormonali e o chirurgici. Linee guida APA per la pratica psicologica con le minoranze sessuali. Anche l'American Psychological Association ha pubblicato negli anni diversi documenti con simili obiettivi. Il documento più recente è stato di recente pubblicato nel 2021 ed è titolato Linee guida APA per la pratica psicologica con le minoranze sessuali. Queste linee guida sono volte ad assistere gli operatori della salute mentale, soprattutto psicologi, psichiatri, counselors ed assistenti sociali, nel loro lavoro con le minoranze sessuali e si basano sui progressi scientifici nel campo della pratica psicologica affermativa con tale popolazione. Questo documento contiene 16 linee guida per la pratica psicologica con minoranze sessuali che sono organizzate in 5 sezioni tematiche: conoscenze fondamentali e consapevolezza, impatto dello stigma, della discriminazione e del minority stress, relazioni sociali e familiari, questioni relative all'istruzione e alla formazione professionale ed infine istruzione, formazione e ricerche professionali. Linee guida APA per la pratica psicologica con persone transgender e di genere non conforme.
Un altro documento importante pubblicato sempre dall'IPA, questa volta nel 2015, è invece specificatamente rivolto alla pratica con pazienti TGNC ed è titolato Linee guida IPA per la pratica psicologica con persone transgender e di genere non conforme. Una specifica task force formata dall'IPA e costituita da diversi ricercatori clinici ed ancora una volta parti interessate, ha sviluppato linee guida per assistere gli operatori della salute mentale nella fornitura di pratiche psicologiche culturalmente competenti, adeguate allo stadio di sviluppo e bisogni specifici di questi pazienti e riconosciute come transaffermative. Queste linee guida hanno lo scopo di aiutare gli psicologi a massimizzare l'efficacia dei servizi offerti a questa popolazione ed evitare danni durante il loro lavoro con le persone TGNC e le loro famiglie. Questi danni possono essere evitati attraverso una pratica transaffermativa, ovvero attraverso la fornitura di trattamenti rispettosi, consapevoli e competenti verso le diverse identità ed esperienze di vita delle persone TGNC. Anche questo documento contiene 16 linee guida che sono organizzate in 5 gruppi: conoscenza e consapevolezza fondamentali, stigma, discriminazione e barriere alla cura, ciclo di vita, valutazione e terapie ed interventi, ricerca, istruzione e formazione. Infine, il codice etico IPA. Infine, è possibile trovare elementi essenziali nel lavorare in modo competente con le persone TGNC nel codice etico IPA stesso, pubblicato nel 2017. Infatti, nel codice etico dell'IPA è possibile trovare raccomandazioni utili ad evitare di causare danni intenzionali o non intenzionali nella pratica con questa popolazione. È stato provato, infatti, che i pazienti che appartengono a minoranze sessuali ricorrono a diverse forme di aiuto psicologico, compresa la psicoterapia, a tassi più elevati rispetto alla popolazione eterosessuale. Per tale motivo, questi stessi pazienti sono esposti ad un rischio più elevato di ricevere terapie dannose o inefficaci, non solo in quanto gruppo vulnerabile, ma anche come utilizzatori frequenti. La competenza dei professionisti della salute nel lavorare con i pazienti TGNC include una specifica combinazione di abilità che ogni professionista dovrebbe possedere per evitare di causare danni intenzionali o non intenzionali a questa popolazione. Questa ampia gamma di competenze può essere sviluppata attraverso la formazione, la supervisione e la consultazione. Per esempio, praticare in maniera competente, ed evitare danni significa riconoscere che l'identità di genere potrebbe non essere la preoccupazione principale per cui i pazienti TGNC ricercano aiuto. Inoltre, i professionisti della salute sono chiamati a lavorare su se stessi al fine di superare i loro costrutti binari di genere, comprendere la posizione dei loro pazienti lungo lo spettro dell'identità di genere, essere consapevoli che le persone TGNC presentano un'intersezione unica di identità multiple ed al fine di essere consapevoli del fatto che la transizione medica non è l'unico risultato possibile o desiderato nel viaggio che le persone TGNC affrontano verso l'affermazione di sé. Ho messo in questa slide le linee guida che ha utilizzato per questa mia presentazione, inclusi i siti web dove è possibile scaricare gratuitamente la versione PDF di queste linee guida molto utile da leggere.
Concludo dicendo che questi sono solo alcuni dei molti, molti documenti esistenti che descrivono standards, linee guida e raccomandazioni per una pratica affermativa e validante con persone appartenenti a minoranze sessuali. Pur presentando molte differenze, alcuni punti che si ritrovano in molti di questi documenti sono legati alla necessità del professionista di formarsi e richiedere supervisioni e consultazioni al fine di evitare di creare intenzionalmente o non intenzionalmente danni a questa popolazione che è già frequentemente patologizzata e target di stigma, discriminazioni e aggressioni a vario titolo. Un altro punto in comune importante è che tutti questi documenti invitano i professionisti a rivisitare le proprie idee relative ai concetti di genere ed espressione di genere al fine di evitare di imporre le proprie visioni, e commettere errori.